The Bears! Dunque, come ho già detto, i giochi da tavolo erano una cosa seria quando ero piccolo. Una cosa così seria che sto facendo una seconda parte di questo video. Perché, beh, avevo giochi da tavolo che mi uscivano da ogni orifizio quando ero piccolo. Quindi eccoci qui, a fare una nuova classifica dove parlerò male dei tuoi giochi preferiti da bambino e darò loro un voto di merda d'accompagnamento. Iniziamo con Pictionary. Ora, personalmente mi piace il gioco di Pictionary. Contrariamente alle mie merdose animazioni, in realtà so disegnare davvero, ad un livello abbastanza decente. L'unico problema è che ogni volta che gioco a Pictionary, il mio compagno disegna come se avesse le mani rotte e tutti i suoi disegni sembrano una dannata macchia di inchiostro di Rorschach. Cristo santo. È l'essere vittima di bullismo alle medie? O una foto dei miei genitori che litigano? Ricordi repressi? Che diavolo è quello? Non capisco! Daremo a Pictionary una A- se sai disegnare, o una D- se i tuoi disegni sembrano due stronzi attaccati insieme. Prossimo, l'Allegro Chirurgo. Ora, l'Allegro Chirurgo è un gioco di abilità e delicatezza. E il concetto è semplice. Hai un paziente, chiamato Cavity Sam, e ha qualche problema. Per prima cosa, ha un sacco di corpi estranei posti all'interno del suo corpo. Secondo, non ha il pene né palle, che credo sia una questione più urgente. Per non parlare dell'assicurazione sanitaria di Sam, che è davvero una merda, dato che spinge un paio di bambini di 8 anni ad operarlo. Ora, in generale, l'Allegro Chirurgo era un gioco davvero snervante. Voglio dire, toccavi a malapena quel dannato lato metallico e all'improvviso il fottuto Cavity Sam diventava Rudolph e iniziava a vibrare. Come fa un bambino a giocarci e non essere pieno di ansia? Ok, devo fare piano. Solo un altro po'. Daremo all'Allegro Chirurgo una D. Anzi, gli daremo due D, come le dimensioni delle fottute pile che ci volevano per alimentare quel dannato affare. Prossimo, Tabù. Ora, Tabù è uno dei miei preferiti. Se non ci hai mai giocato prima, fondamentalmente è come Pictionary, ma con le parole. Devi fare indovinare al tuo partner la parola in alto sulla carta, senza dire nessuna delle parole vietate in basso. E proprio come Pictionary, avere un buon partner aiuta. Tipo, se io e mio cugino David fossimo partner, non sarebbe per niente giusto. Saremmo seduti lì, sparando risposte a destra e a manca. Pantaloni da paracadute. MC Hammer. Helen Hunt. Twister. Tim Allen. Santa Claus. Un fottuto gatto che cade giù da una cascata. In fuga a quattro zampe? Tempo scaduto, 47 punti. Cosa diavolo è successo? Ma Dio non voglia che tu e il tuo partner siate su una lunghezza d'onda completamente diversa. Non otterrete niente. Vediamo un po'. Viene quando ti fai male. Non saprei, un fottuto masochista? Un masochista, cosa? Tempo scaduto. Ambulanza, era una cazzo di ambulanza. Oh, ecco che intendevi. Pensavo che... Beh, sai cosa, non importa cosa ho pensato. Tabù prende una A. Andiamo avanti. Prossimo, non svegliare papà. Ora, questo gioco era una vera merda negli anni 90. E il concetto di questo gioco era intrufolo alla tua pedina in cucina, ma non farti beccare dal tuo papà di plastica o ti darà le sculacciate. Ma perché giocare al gioco da tavolo quando potevi andare a casa del mio amico Michael e giocarci dal vivo? Esatto, sto parlando di non svegliare il mio patrigno ubriacone. Il concetto di quel gioco era io e Michael cercavamo di strisciare davanti al suo patrigno svenuto ed entrare in cucina, dove aveva delle merendine. Ok, le abbiamo prese, niente potrà fermarci ora. Ehi, ma che cazzo, vieni dalla cucina, per dire, ti do due cinquine che vedi. Non svegliare il mio patrigno ubriacone prende una D per... dannoso. Che ne dici? Prossimo, mele con mele. Ora, sono sicuro che verrò biasimato per questo, ma devo dirlo, mele con mele fa schifo. Beh, forse non è il gioco a fare schifo, forse sono solo le persone con cui gioco. Perché ogni partita di mele con mele finisce nello stesso modo. Non appena quella piccola carta descrittiva viene girata, mi eccito tutto, perché penso di avere la carta giusta da giocare. Come diavolo potrebbe qualcuno non scegliere la mia carta? È perfetta! Ma non importa, perché c'è sempre qualche idiota a giudicare le carte che è del tutto non curante. Ok, la parola è privo di sensi. Vediamo, abbiamo Tritalegna, Crostini, YMCA e Helen Keller. Che cazzo sarebbe? Oh beh, mi piacciono i Crostini, Crostini è la vincitrice. Maledizione, Carol. Cazzo, leggila un libro una volta ogni tanto, ti va? Mele con mele ottiene una D+, e Carol può andare a farsi fottere. Prossimo, scivoli e scale. Ora, a chi non piace un gioco di scivoli e scale? È un concetto piuttosto semplice. Scegli quale sporco ragazzino vuoi essere, poi cerchi di arrivare in cima al tabellone salendo le scale ed evitando gli scivoli. Ci sono delle belle immaginette sul tabellone che ti insegnano delle lezioni di vita, tipo se rubi la borsa di una signora puoi comprarti un gelato. Se provi a fare delle acrobazie alla Matt Hoffman sulla tua bici, allora probabilmente ti romperai la fottuta clavicola.
devi solo assicurarti di evitare quei fottuti scivoli di dimensioni enormi nel mezzo del tabellone, perché un attimo prima stai cazzeggiando con un vaso, o un'urna, o qualunque cosa diavolo sia, e poi tutto ad un tratto, boom, sei tornato all'inizio, hai una commozione cerebrale e hai appena profanato le ceneri di tuo nonno. A scivoli e scale daremo una B, suppongo. Non lo so, qualcuno presta attenzione a questi voti in lettere? Probabilmente no. B più per scivoli e scale. D'accordo, passiamo al peggior gioco che avevo da bambino. E quel gioco non è altro che Jumanji, il fottuto gioco da tavolo. Ora, so di averlo menzionato nel vecchio video, ma vale la pena ripeterlo. Come si fa a sbagliare nel creare il gioco da tavolo di Jumanji? È un gioco basato su un film, che è basato su un gioco. Penserai che fosse piuttosto bello. I nostri culetti di 8 anni non vedevano l'ora di giocarci, pensando che stessimo per combattere contro la foresta amazzonica e quant'altro. Oh cavolo, spero che un'orda di rinoceronti irrompa dalla mia porta di casa e si fotta il mio patrigno! Beh, immagina la nostra sorpresa quando scopriamo che questo gioco non ha fughe precipitose, o scimmie con fucili, o Devil Alan Greer. Quando diavolo salterà fuori dall'armadio Van Pelt con un fucile dicendo tipo... Mancato, ragazzo mio! Beh, mai a quanto pare, perché tutto quello che fai nel gioco da tavolo di Jumanji è pescare carte e tirare i dadi. È noioso da morire, ed è una perdita di tempo. E se non vuoi credermi sulla parola, dai un'occhiata a questa recensione su Amazon a 2 stelle. E so che è in spagnolo, ma permettimi di tradurre. Questo gioco è una fregatura. Robbie Williams non è incluso. Jumanji si becca una F insieme a una pesca due carte e vai a farti fottere. Fine. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che...